procedere spediti con le vaccinazioni ed affrontare il problema Covid con senso di responsabilità, evitando, dopo un anno, di far sì che la stanchezza faccia venir meno il senso civico. È la riflessione appello che ai nostri microfoni fa il dottor Domenico Lombardi, dirigente di igiene pubblica per il distretto Pagani-Sarno dell'ASL Salerno. Lui, che da marzo 2020 vive in prima linea da Pagani la lotta di ogni singolo cittadino contagiato. Io credo che questo sia un dato su cui riflettere. Non sappiamo se questa mancanza di attenzione sia legata a condizioni di disagio particolare, di insofferenza rispetto alle condizioni create da questa epidemia, purtroppo da un anno e più, oppure, che ne so, da mancanza di senso Civico. civico e da mancanza, diciamo, di sensibilità verso un problema che, se non lo affrontiamo con responsabilità tutti, non lo risolviamo. Sento anch'io, devo dire, da più parti di venire considerazioni, di aggregazioni, di incontri, insomma, anche a Purtroppo sì, carattere purtroppo sì. familiare, che bisognerebbe in qualche modo limitare, perché non ha senso lavorare tanto tutti e poi alla fine per un errore simile correre il rischio che questi focolai esplodano e ci mettono nelle condizioni di ritornare al punto di partenza. Questo è come una guerra. Spiega rispetto alla vaccinazione che la prossima settimana riprenderà anche la somministrazione con AstraZeneca. Abbiamo ricominciato, anzi, in realtà non ci siamo mai Fermati. fermati perché nelle more che ci dessero le indicazioni giuste su AstraZeneca abbiamo cominciato, insomma, a vaccinare con Moderna gli ultraottantenni e tutte le categorie per le quali lo stesso vaccino poteva essere utilizzato.